Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario. Mi scusi, dottor Gigi il milionario. Per caso c'è qualcuno che la tortura? No, ma allora, innanzitutto questo è un deficiente, perché deve capire che a Milano è arrivato anche il silenziatore sui telefonini, non è che siamo, capito, viaturati o come si chiama lì la baggina che abiti tu, ma storia. Ma che male c'è, che male c'è? No, ma io infatti, siccome non avevo un cazzo da fare sabato, allora mi sono dedicato a lui. E quindi cosa hai fatto? Quindi sono andato a fargli una denuncia per stalking. No, da. Ma se non avevo niente da fare, ero annoiato, ho detto cosa faccio? Faccio del bene. A chi? Fare bene. A questo. Io è un'opera buona, Mazzoli. Perché? Perché quando verrà convocato dal magistrato, sì, sarà lì bello, tranquillo, e gli offriranno questo bel caffè. Poi arrivo io, Mazzoli, e dopo il caffè cosa c'è? Ammazza caffè. Capisci? Mazzoli è fra nel 2080 ci arrivava. Sì. In quel caso è un po' meno, diciamo, caffè. È un po' più ammazza e meno caffè. Sì, perché almeno poi lui potrà rifarmi causa, capisci? No, ma scusami, quindi tu non l'hai denunciato per poterci guadagnare del denaro, solo per poterlo incontrare e pestarlo. Non ho che pensare, tu sai che ho un approccio sempre molto moderato, un'antiviolenza fondamentalmente. Tu sei un vero liberale, tu, eh? Io sono un liberale, un democratico, odio la violenza, ho un approccio molto pacifico alle situazioni. Ma infatti, se tu entri in casa mia, sulla destra, dietro la porta, c'è la mazza da baseball che ti ho regalato io. Ragazzi, ma ieri mi hanno augurato buon dopo il 24 aprile. A me. Ma perché non hai festeggiato la Pasqua? Non sei andato con i tuoi parenti a mangiare l'agnello? Io l'uovo de Pasqua, come lo chiami tu, l'uovo de Pasqua, lo aprirei soltanto per vedere se c'è il tuo necrologio dentro. Solo per quello. Ecco, scusa, se mi garantiscono che c'è, lo compro. Scusami, tu avresti comprato l'uovo di Pasqua solo se c'era il mio necrologio dentro? No, Mazzoli, cioè. No, allora, ascoltami una cosa, storia vera, giuro. Guarda, se questo qua ascolta la trasmissione, ti potrà anche chiamare, anzi deve chiamarti. Corso Matteotti, vuoi sempre andare a scasserino in centro, ma fai la roba che fa. Vabbè, andiamo avanti, Gigi. No, anche perché lì non prendono i ticket. Vabbè, sto per entrare in macchina, si fermò una, bassa il finestrino e mi ha detto: questa macchina è un Van Gogh. Van Gogh non è un attaccante d'Irlanda, magari pensi Van Aken, Christ, con la gente lì. No, Mazzoli, Van Gogh, capisci, Mazzoli, io ti regalo l'arte. Ma cioè, io giro per Milano e regalo l'arte. Ma chi? È una merda la tua macchina. L'hai pagata 130.000 euro, il giorno che la vendi ti danno due noccioline e un caffè. Innanzitutto non la vendo e probabilmente compro anche quella, la Green Snake, quella verde e nera. Bravo! Poi? Bravo! Poi quella è un problema, strisciata, non è che ci vale tantissimo, striscio e via. Per te, se striscio io arriva la polizia e mi arresta. Se io striscio ancora la carta di credito, mi arrestano direttamente. Sai qual è il problema? Quando tu strisci la carta di credito, esce fuori una faccia sul visore con una pernacchia. Quando la strisci tu? Quando lo striscio io esce fuori uno sorridente con sottoscritto complimenti. Ma chi? Ho un'idea, denunciamo Gigi il milionario tutti insieme, lo portiamo in tribunale, poi a suon di mazze da baseball gli facciamo cambiare idea a sta merda. Ma che bastardo, non si toccano quelli della famiglia dello Zoo, hai capito, miliardario di merda.